1799 scoccò il mezzogiorno e appunto richiamò a raccolta tutti gli aretini contro i francesi. Saranno più di 600 gli studenti aretini che questa settimana visiteranno il Palazzo Comunale con dei ciceroni d'eccezione, gli studenti del liceo classico e del liceo psicopedagogico di Arezzo, in occasione delle mattinate Fai per le scuole, una visita a misura di studente. Volontariamente questi ragazzi si sono prestati a far da guida durante questa settimana al Palazzo Pretorio, gentilmente concesso dall'amministrazione comunale, dal sindaco dell'amministrazione comunale. Quindi si svolge così, da ieri le classi di tutti gli ordini e gradi, quindi elementari, medie e superiori, che si sono prenotate, verranno qui e troveranno gli apprendisti ciceroni, questi giovani, e con loro faranno un percorso dentro il palazzo e alla torre per la conoscenza sia storica che artistica che anche civica di questo palazzo, dei ruoli e delle funzioni di questo palazzo. Aprire le porte del Palazzo Comunale non è solo un dovere, ma è anche un diritto, perché vedere tanti ragazzi che si addentrano nelle aule, nelle sale, negli uffici, nelle stanze è un modo per avvicinare sempre di più le istituzioni ai cittadini, ai ragazzi in particolare, ma anche alle loro famiglie che vivono ovviamente questa esperienza, e poi è un modo anche per apprezzare la splendida cornice che noi possiamo vivere tutti i giorni e che è patrimonio della città di Arezzo, non certo nostro. Sì, i nostri ragazzi mettono in pratica le cose anche che studiano, si mettono alla prova nell'ambito di questa esperienza all'interno del Palazzo Comunale come guide nei confronti dei ragazzi più piccoli, e questo quindi diventa un modo per la nostra scuola di realizzare anche dei percorsi di alternanza scuola-lavoro che da quest'anno anche i licei sono chiamati dalla nuova legge sulla scuola a realizzare. Quindi ci è sembrato un modo positivo per continuare una tradizione che ormai esiste da anni.